Ci troviamo qui con Tommaso Goisis e con Marina Reisner di Sai che puoi per parlare di cittadinanza attiva, di partecipazione. Siamo al penultimo incontro di questo ciclo e l'idea era, dopo aver fatto un focus su varie tematiche che passavano dalla mobilità, dalle strade scolastiche, dagli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in special modo delle bambine e dei bambini, credevamo fosse opportuno che ci fosse un legante. Questo legante è quello che possono fare le singole persone, da singole e messe insieme, quindi attivandosi e trovando delle soluzioni anche con le amministrazioni, perché non possiamo lavorare da soli, per migliorare le nostre città e per rendere le nostre città delle città delle persone. Quindi questo è il cappello introduttivo, lascio la parola a Tommaso. Sì, grazie, grazie Gloria per diciamo, una diretta chiacchierata. Ma allora, la mia. Vabbè, io sono Tommaso Loisa, sono attivista di Sai che puoi, e adesso vorrei provare a condividere due pensieri o riflessioni su perché e come, diciamo, i cittadini e le cittadine possono contribuire alla, diciamo, al progetto decisionale. Del proprio, direi, facciamo l'esempio dei comuni, no? Del proprio comune oggi, oltre al momento che poi avviene solo una volta ogni 5 anni, stavolta ogni 5 anni e mezzo, di esercizio del voto. Intanto volevo chiedervi, vabbè, tutti noi votiamo a Milano? Vero. Ah, dove? Bergamo città. Ok, Bergamo città, e alle ultime elezioni, non so se tutti abbiamo, oltre ad aver votato, intanto abbiamo votato tutte le ultime elezioni, Sì. anche a Sì. esprimendo due preferenze o una. Tendenzialmente noi viviamo in una democrazia rappresentativa, quindi formalmente il nostro ruolo diciamo il nostro dovere, diciamo così, di cittadini e cittadini potrebbe esaurirsi nel momento del voto, esprimendo una delega alle persone che poi immaginiamo che vengano, diciamo che speriamo che vengano elette. In caso, diciamo, poi esprimiamo delle preferenze su delle persone che vengano elette in maggioranza, in realtà c'è già, secondo me, un primo aspetto importante a cui ciascuno di noi può contribuire. Tu sei anche consigliere o no? Ok, però è candidato, giusto? Sì. Collaboro in altre sito. Ok, non è vero, non è vero, ma comunque sei giustamente provato. Diciamo, qual è la prima importante azione civica che si può fare per non esaurire, no, il proprio operato come cittadini e cittadini attivi? È quello di periodicamente, diciamo, farsi vivi, seguire le attività delle persone che abbiamo contribuito a eleggere per verificare il rispetto degli impegni che si erano presi in fase di candidatura. Non è facile farlo perché molto spesso magari, diciamo, sì, un consigliere comunale presenta comunque un proprio programma delle proprie priorità, poi prende un po' di preferenze, viene eletto, non diventa assessore, e sappiamo che da consigliere comunale è difficile, diciamo, fare passare a provare tutte le proprie priorità. Però su questo, per esempio, c'è un caso, secondo me, positivo, che è successo qua a Milano di recente: un consigliere eletto, non come assessore, poi non è stato scelto come assessore, ma come consigliere, si chiama Marco Mazzeri, ha fatto una serata, nel senso che c'era, da un locale, da Upcycle, in cui ha fatto una prima, diciamo, rendicontazione di quello che era successo nel suo primo anno e mezzo di mandato rispetto a quello che era riuscito a fare, a provare, quello su cui stava lavorando e quello su cui invece era riuscito a diciamo, portare a compimento. E secondo me, appunto, l'azione. Intanto è importante esprimere la preferenza nel momento del voto, perché così poi noi abbiamo un contatto più diretto con le persone che contribuiamo a eleggere, e poi fare questo lavoro di, direi, diciamo, monitoraggio civico degli impegni rispettati o non rispettati, ma anche, non so, una parola che sentiremo, diciamo, spesso, di pressione, no? In inglese c'è una parola che in italiano è un po' difficile tradurre, però è la cosiddetta accountability, no? Adesso parliamo del livello di consiglieri comunali, ma la stessa cosa ovviamente può essere fatta con quello che è il programma di governo con cui un sindaco si presenta alla città. Perché mentre i consiglieri comunali non sono obbligati a un programma di candidatura, chi si candida a governare la città è obbligato a depositare, sembra 30 giorni prima delle elezioni, non sono sicurissimo, un programma di governo. E quindi
diciamo, anche andando a livello più alto. Poi, ovviamente a Milano è una città grande, no? È più difficile che il singolo cittadino chieda conto al sindaco, no? Del rispetto degli interessi, invece magari nei comuni più piccoli questo rapporto è più diretto. Però è un esercizio che io ho dovuto fare, anche magari insomma finito questo incontro, oppure lo possiamo anche scorrere insieme, cioè andare a vedere il programma di governo Beppe Sala, elezione 2021, no? Per vedere che cosa è stato mantenuto, che cosa non è stato mantenuto. Questa finalità può avere, da un lato, quello che se ci sono delle promesse fatte non ancora mantenute, creare un'azione di advocacy, mettere insieme un gruppo che ricordi le promesse fatte, è molto efficace. E tendenzialmente nella classe politica non c'è niente che dia più fastidio di un'accusa, diciamo, di tradire gli impegni presi, no? Di solito politica sta molto attenta a non promettere troppo, a non esporsi, a non dare obiettivi certi, così che poi sia difficile venire a dire no, ma hai detto quella cosa lì che non facevi e invece la stai facendo. Ma facciamo un aneddoto anche di cronaca, tanto siamo assi Stefano e Ilaria, sono in famiglia. Però un caso, secondo me, emblematico su questo è la vicenda dello stadio di San Siro, no? Di cui si dibatte, grazie mille, si chiama Piace Muovere, si dibatte tanto. E lì, vuol dire, Sala, insomma, un po' sobbescamente, non aveva inserito la costruzione del nuovo stadio nel suo programma elettorale. Probabilmente non l'aveva fatto perché se lo metteva poi nella sua coalizione, perdeva un pezzo, i Verdi, eccetera, quindi quella cosa non è stata messa nel programma. Nonostante questo, insomma, mi sembra 3 settimane dopo le elezioni, forse un mese dopo le elezioni, lui incontra Milan e Inter e poi esce con un post, insomma, su Facebook dicendo: ho incontrato Milan e Inter, abbiamo trovato l'accordo, un nuovo stadio si fa, andiamo avanti, no? Allora, perché poi da lì si è innestato tutta questa azione coordinata o meno di opposizione sia al progetto ma sia a come questa decisione era stata presa? Perché tanti gruppi organizzati o meno hanno detto: attenzione, nel programma elettorale questa cosa non c'era, non c'è stato un nuovo voto del Consiglio Comunale, una nuova decisione di giunta, diciamo, noi non, quando votiamo non esprimiamo una delega in bianco, no? Non siamo in una, diciamo, in un sistema democratico nel quale se io delego Giuseppe Sala a rappresentarmi come sindaco non lo sto delegando a prendere qualsiasi scelta in nome per conto mio, ma ad attuare quello che è il programma di mandato. Quindi da lì si è innestata un'enorme, diciamo, vicenda complicatissima, ma che secondo me ha proprio come vulnus il fatto che questa decisione era stata presa un po' frettolosamente senza rispettare diciamo, quello che era scritto nel programma di mandato. Esempio opposto invece in positivo, uno degli esempi che noi citiamo come virtuosi di città, che sta diventando città delle persone, è Valencia, dove c'è questo assessore alla mobilità italiano, lucano, si chiama Giuseppe Grezzi, e lui, diciamo, nei suoi interventi pubblici dice sempre: quando noi abbiamo iniziato a trasformare Valencia, a ridurre gli spazi per le auto, ridurre i parcheggi, pedonalizzare, eccetera, tanti cittadini protestavano. E io però dicevo: attenzione, noi siamo stati votati, nel nostro programma di governo c'era scritto esattamente tutto quello che avremmo fatto, lo stiamo facendo, ok? Quindi io capisco le vostre proteste, ma io sono stato eletto da una maggioranza di persone che ha votato quel programma di governo lì. Quindi quando un politico, una persona che si candida ha delle idee chiare, il consiglio è: mettete tutte queste cose nel programma, così poi, diciamo, potete avere un appiglio molto forte nel anche reagire alle proteste. Domande, pensieri su questo? Altre cose che vi vengono in mente? No, mi viene in mente che Valencia è un esempio veramente iper positivo di coerenza di policies, no? Cioè proprio quello che hai detto, cioè cosa dire. Evidentemente però anche il vantaggio forse di aver avuto un pubblico, cioè dei diversi interessi in gioco, per capirci, che in qualche maniera sono arrivato a un compromesso. Sì, beh, certo, sono non, cioè, non è per niente, cioè, nel senso, non voglio fare, però, quando gli interessi contrapposti sono duri, pesanti e importanti, allora è veramente difficile portare avanti con coerenza gli obiettivi. Però sì, è giustissimo. Ecco, magari adesso approfondiamo un po' questo tema degli interessi, perché, diciamo, quello che vi ho detto finora, poi io sarò breve, non parlare di quello che vi ho detto finora, si riferisce a tutto ciò che noi possiamo fare
per ricordare, controllare, spingere gli impegni che sono stati presi in caso di elezioni. Venendo qua in concreto a Milano, sapete che noi ormai da, diciamo, a luglio 2022 ci stiamo impegnando su questo tema città delle persone, Milano 30, pensioni scolastiche, che se andiamo a vedere il programma con cui sarà si era candidato, non sono presenti in maniera così chiara questi temi, no? Ci sono delle direzioni di lavoro, sicuramente si dice una città con più spazi pedonali, ma la città 30, la pedonalizzazione di tutte le strade, eccetera, non sono presenti. Quindi noi, nella nostra campagna, spesso ricordiamo gli impegni che Milano ha assunto a livello internazionale, ricordiamo quello che c'è scritto nel piano area clima, eccetera, ma non abbiamo l'appiglio politico di dire: oh, se sei candidato per farlo, devi farlo. Allora, com'è che i cittadini, diciamo, possono provare a influenzare in positivo l'agenda di governo? Il primo aspetto più importante è, diciamo, fare squadra e unirsi in modo tale da aumentare la forza delle proprie istanze, no? Se tutta l'iniziativa di Città delle Persone fosse stata portata avanti da Sai Che Puoi da soli, da Cittadini per l'Aria da soli, sarebbe stata l'istanza di un'associazione invece che l'istanza di una coalizione di associazioni. E coalizione, secondo me, è un termine cruciale nel come, diciamo, noi cittadine e cittadini possiamo influenzare la presa di decisioni. Più riusciamo a superare gli steccati, a aggregare più istanze insieme, più siamo forti nell'esprimere un interesse. Con ovviamente poi mantenimento delle singole identità, delle persone e associazioni che, diciamo, portano avanti istanze diverse. E questo, diciamo, lo dico e faccio l'esempio perché chiaramente, secondo me, in questo anno noi siamo riusciti a fare una cosa che definirei a, diciamo, a settare l'agenda della discussione pubblica. Cioè, abbiamo portato questi temi, mobilità attiva, riduzione del tasso di motorizzazione, eccetera, a un livello di discussione pubblica a cui prima non c'era. Non siamo ancora riusciti a farle diventare politiche pubbliche e policy, ma le abbiamo portate nell'agenda di discussione. E uno dice: come l'avete fatto? E diciamo: beh, abbiamo raccolto 4.000 firme e 150 associazioni. Ovviamente uno dice: beh, la città è fatta da 1.300.000 persone, 4.000 firme sono niente, rispetto in percentuale, il che è vero, ma il paragone non va fatto in termini assoluti, ma va fatto in termini relativi, cioè: quante altre istanze in città hanno aggregato centinaia di associazioni nel chiedere cambiamenti concreti, precisi, misurabili? Molto poche, no? E quindi in una situazione in cui, dire, c'è abbastanza silenzio, calma, le cose che invece, le iniziative che riescono a far rumore, a farsi sentire, assumono una rilevanza anche maggiore di quella che hanno dal punto di vista numerico. L'ultimo elemento, diciamo, che volevo mettere sul piatto, per chi anche magari volesse pensare ad altre iniziative di, appunto, advocacy o influenza al processo decisionale, è l'estrema importanza che hanno, diciamo, i media e i social media, in due aspetti diversi. Partiamo dai social media. I social media hanno ormai un'importanza molto, molto grande nel mobilitare le persone, cioè sono il luogo tendenzialmente più efficace in cui le persone vedono una chiamata, una call to action, una mobilitazione e arrivano o vengono in piazza. Quello che accade in piazza, noi, diciamo, mettiamo sempre un'estrema attenzione che tutto quello che facciamo sia molto fotografabile, perché ormai l'immagine ha una potenza estrema anche rispetto, insomma, ai testi. Quindi non è un caso che la nostra campagna di mobilitazione viene lanciata con queste enormi lettere, no? Che, diciamo, fotograficamente cosa ti restituiscono? Secondo me, a me restituiscono la parola coraggio, cioè portare delle lettere altre 1,5 metri, piazzare lì davanti a Palazzo Marino. L'obiettivo era quello di far percepire che volevamo fare sul serio, no? Quindi che non volevamo andare con un cartello a fare una foto, ma volevamo fare qualcosa che avesse impatto. Allo stesso modo, quando organizziamo la ciclabile umana sul ponte della Ghisolfa con centinaia di persone, quando organizziamo le manifestazioni in Piazza della Scala, eccetera, cerchiamo sempre di fare in modo che ci sia un elemento di fotografabilità che renda, diciamo, immediata la condivisione sui social media, e quindi riuscire a raggiungere bacini di persone da rendere consapevoli molto più ampi di quelli che poi vengono fisicamente. Questo, quindi, i social media aiutano molto a comunicare con le persone. I media, curare il rapporto con i media invece è fondamentale per influenzare l'agenda politica. I media sono, cioè, diciamo, i media tradizionali, cartacei, sono tendenzialmente in crisi a livello di numero di lettori,
a livello di bilanci, di budget, eccetera, provano a spostarsi verso il digitale, ma tendenzialmente adesso vediamo che i media che nascono digitali, il post, no? Riescono ad avere modelli di business molto leggeri, molto agili, ad andare bene e crescere. I media invece che nascono fisici, cartacei, nel passaggio della transizione digitale si porta comunque dietro delle strutture che rendono molto difficile per loro raggiungere un obiettivo economico, ma siccome la rassegna stampa viene fatta con i giornali cartacei, anche qualcuno di quelli online, i media per noi sono fondamentali per parlare con l'amministrazione. Cioè quello che esce in rassegna stampa e la mattina è sulla scrivania del sindaco e dell'assessore influenza le decisioni che loro prendono nel corso della giornata. Quindi curare il rapporto con i media vuol dire scrivere dei bei comunicati stampa molto chiari, inviarli a mailing list corpose di giornalisti e poi curare anche dei rapporti singoli, valutare quando si fa un comunicato, quando si dà un'esclusiva. Però lo scopo dei media è quello di influenzare l'agenda, diciamo, politica. Voi che, diciamo, esperienze anche avete vostre su questo? Che commenti vi vengono in mente? Posso d'attivista, quindi questa però è però io sono di fatto un giornalista, per cui la vedo dalle due cose, però mi occupo di finanza, di tutt'altro, quindi proprio non... Però quello che hai detto è assolutamente condivisibile, non ho molto da aggiungere. Però da attivista mi rendo conto che quello a cui veramente vorrei la partecipazione collettiva di Max. Sono legato da vecchio attivista, legato a questo vecchio concetto. Cioè la massa le migliaia di persone in piazza che protestano, eccetera. Per me rimane una cosa fondamentale. Tutto il resto è un di più che è, però per me è una manifestazione con tante persone è veramente ben informata, tutto il resto è comunque un buon e un successo di qualcosa. Voi cosa dite dalle retrovie? Sì, ma guardate una chiacchierata. Sto appieno quello che hai detto. Ora, chiaramente c'è da capire quali sono i tipi di partecipazione e come la definiamo. Quindi è visibile tutto quello che hai detto. L'altro aspetto è che comunque sono temi che riguardo alla partecipazione al voto, ricordiamoci che il governo è stato eletto con la metà dei votanti. Il tema della partecipazione è sempre anche. L'altro aspetto da attivista, quindi parliamo di varie campagne che noi possiamo creare, è fondamentale. Se guardiamo campagne che come One, che tutti conosciamo, vediamo gruppi ben organizzati di poche persone che riescono a smuovere il mondo della politica o quantomeno lavorano in quella direzione. Sul tema del programma è chiaramente un tema fondamentale e delicato, perché poi le coalizioni politiche sono ampie, quindi sono sensibilità diverse, e c'è sempre da scindere l'indirizzo politico da quello di governo. Quindi il Consiglio Comunale e la Giunta sono due realtà diverse. E secondo me l'interesse dei cittadini è fondamentale, quindi riuscire a... Anche se vediamo, insomma, dalla cronaca, per fortuna, sempre più persone si attivano, e l'obiettivo, secondo me, attraverso quelle azioni è attivare altre persone, quindi creare quel fattore di limitazione che è fondamentale per il simbolo. Ecco. Sei qualche... Non è lo ascolto in palla, ma sono sorpreso sempre da una camminata per andare appunto per la diversità della partecipazione nelle realtà diverse. Vedremo ha molto chiaramente anche in un del caso, c'è stato più un studio diverso, ma anche un po' la parte di attività per fare alcune programmate in qualsiasi storia. Sì, c'è un tema. Riprendo la prima sollecitazione rispetto alla massa, tendenzialmente le campagne riescono a mobilitare tante persone quando hai chiaramente un termine volutamente forte, un nemico, no? Cioè quando reagisci a quello che il nemico fa, tendenzialmente le persone sono più portate ad agire. Non so, Piazza Scala si riempie di 12.000 persone dopo che il governo, diciamo, prefettura vieta la trascrizione delle cose pubblicitarie, perché lì c'è proprio, diciamo, una reazione a qualcosa che è successo, e c'è chiaramente un nemico che viene identificato come
governo Meloni. Nel nostro caso le manifestazioni più partecipate sono state due. La prima è stata la prima ciclabile umana che è accaduta per coincidenza 3 giorni dopo la terribile morte di Luca Marengoni, che era quindi una manifestazione già programmata per difendere le ciclabili dalla sosta selvaggia. Nel momento in cui un ragazzo di 14 anni viene investito dal tram e muore in bici, quella diventa, diciamo, naturalmente un po' la reazione della città a quello che era successo. E poi invece quella sicuramente più partecipata è stata quella in Piazzale Loreto, dopo l'investimento e l'uccisione di Veronica, sempre in bicicletta, perché anche lì tante persone, visto quello che era successo, si sono sentite di reagire e di arrivare lì. Nelle altre manifestazioni noi, diciamo, non abbiamo un fine, no, politico di dire «Ah, Beppe Sala, fa schifo, sosteniamo Geronimo Rufino». E quindi, diciamo, sono manifestazioni in cui noi cerchiamo sempre di avere il maggior numero possibile di persone, ma sono persone che arrivano motivate non, diciamo, dal contrasto al nemico, ma dal sostegno a un'idea di città e a una proposta. Quindi io l'auspicio che comunque quelli che adesso sono le nostre 4.000 persone, che di volta in volta mobilitiamo, e poi sempre, insomma, vengono nel 400, 500, 600, spero che riusciamo a raddoppiarle, ecco, però sono sempre campagne che quindi non potranno mai, secondo me, in questa fase politica avere una massa estrema, perché noi il cambiamento vorremmo realizzarlo adesso, non dal 2027 in poi, per il momento. Se poi vediamo ancora per 2 anni, un anno, non se ne sostiene nulla, allora magari cambiamo il modello di mobilitazione. Magari, non so se c'è una domanda anche da Annalisa Loredana o Ilaria, e poi passiamo a Marina. Siamo Marina direttamente. Ok, Mario, allora il floor is yours. Ciao. Io sono, diciamo, Marina Reisner, sono di professione urbanista e da settembre circa ho iniziato a partecipare alle attività di Sai che puoi, diciamo, coinvolgendomi in particolare su Città per le persone. In generale ho seguito le cose che sai che poi ha fatto dall'inizio, perché la città collaborativa è uno dei temi che mi sono stati cari anche nel mio percorso di studi. Quindi ho fatto una tesi di dottorato sul dialogo tra amministrazioni comunali e cittadinanza attiva, e quindi per me era l'associazione che più si avvicinava a quello che sentivo come una cosa importante, rilevante, attuale, di come partecipare alla vita della città in modo diverso appunto dal voto, come raccontava poi. E poi da tempo sentivo l'esigenza di fare qualcosa, esatto. Quindi la mia storia invece la racconto come attività, che poi in particolare legata alle strade scolastiche, per cui con Tommy da ottobre circa abbiamo raccolto i dati con Clean Cities delle strade scolastiche, cercando di raccontare molto brevemente cos'erano e soprattutto dando un dato importante, cioè quante strade scolastiche aveva Milano a ottobre, il 5% rispetto alle scuole totali, e quante invece altre città, sicuramente in Europa, più virtuose di noi, avevano, e quindi come si erano mosse le altre città come Londra, che se non sbaglio al 26%, vado a memoria, Parigi più del 20%, torna al 21%, e Barcellona al 18%. Forse ho mischiato i dati, ma comunque queste sono le percentuali che abbiamo riportato. Quindi Milano 5%, con una quarantina di scuole, con Via Beroldo, credo siamo arrivati a 40, su 709-710 scuole in totale, quindi un numero bassissimo. Ecco, prima l'ho detto, però questo aspetto in generale in qualsiasi campagna, quando è possibile utilizzare i dati, è molto potente, perché non c'è niente che fa per investire le risorse di una grande città, non investire, diciamo, reagire di più. Quindi
Sì, è un po' peculiare, no? Cioè la più grande, chi era più piccolo, chi ama le scolastiche che più, e questo dato è un poi non tutte le campagne sono basate sui dati, qualcuna cosa è basata sulle idee, insomma, però qui siccome andiamo indietrissimo, i dati esistono. Ma poi spesso i dati sono importanti perché altrimenti sembra la richiesta del... dell'ambientalista di turno o del radical chic di turno che fa domande e chiede, però come la luna è possibile, non è supportato. Invece i dati sono importanti per manifestare il problema, perché se io ti faccio vedere i dati sull'inquinamento non me lo sto inventando, ma ti faccio vedere i dati. Se ti chiedo qualcosa, ho anche un dato che ti dice che si può fare, che qualcun altro l'ha fatto. Adesso faccio una cosa. Professionalmente, io l'ho già detto, faccio giornalista, lavoro che studio in un'associazione di categoria della finanza, no? Le associazioni di categoria cosa fanno? Cercano di mediare gli interessi dei propri partecipanti e portarli alle istituzioni pubbliche, perché la regolamentazione, le leggi, la fiscalità, eccetera, eccetera, siano nell'interesse che le associazioni rappresentano. No? Cioè, è comunque sempre una mediazione, perché opera molto su questa cosa, sulla trasformazione di un interesse, di una. Una politica, un regolamento, eccetera. Ora, le associazioni, noi forse, anche quelle più o meno tecniche, non necessariamente quelle, cioè quelle che sono in grado proprio di proporre, come nel nostro caso, soluzioni concrete, urbanistiche e relative alla situazione lì, fanno forse anche questo tipo di lavoro. Propongono delle soluzioni pronte e fattibili a, si spera, una classe politica di buona volontà. Si spera, ecco, questo è il problema grosso. Avere un interlocutore politico che sia in buona fede e che abbia veramente recepisca veramente dei suggerimenti anche di quel tipo tecnico, non solo. Che vengono dal dato, però scusate, non voglio no, su questo ho sentito l'ultima puntata del podcast di Barbero, in cui parlava con dei ragazzi, se non sbaglio, di Piacenza, sul tema della partecipazione dei diritti, e raccontava come, ovviamente essendo medievalista, raccontava come nel Medioevo associazioni di qualunque tipo, di categorie, eccetera, avevano proprio questo ruolo di portare al decisore, al pubblico, le proprie rimostranze su un tema, proporre soluzioni, spingere, e la partecipazione nelle associazioni era come dire, attività politica quotidiana. Sì. Quindi stavo raccontando, quindi dopo la pubblicazione di questi dati, poco dopo il Comune ha lanciato il bando Piazze Aperte, e quindi la prima cosa che ci siamo chiesti e detti era che questo bando doveva essere applicato più possibile, da più realtà possibili, e quindi la prima risposta che ci siamo dati è: anche se il bando era scritto molto bene, finalmente in una modalità accessibile e non come classici bandi pubblici totalmente leggibile, comunque abbiamo pensato di fare una sorta di mini guida, un volantino, un menabò, in cui con poche informazioni cercare di divulgare più possibile il fatto che fosse l'occasione per proporre una strada scolastica. La seconda cosa che abbiamo fatto è chiederci se i genitori in giro per la città capissero che era veramente molto semplice presentare una proposta, che non era necessario realizzare un progetto e quindi essere dei tecnici, degli esperti, ma bastava scrivere qualcosa, perché quello che veniva chiesto non era un progetto, ma una proposta.
E su questo ci siamo proposti come aiuto tecnico, manovalanza, soprattutto per chi magari indeciso, intimorito da un bando di questo tipo, si sentisse un po' in difetto. Questo ha funzionato per, diciamo, anche le nostre, per nostra forza nel tempo libero, e abbiamo supportato in vario modo una decina di proposte, perché poi in realtà di questa decina di proposte che a vario tipo abbiamo, vario tipo abbiamo supportato, in realtà le scuole mappate erano una trentina, quindi su 10 proposte seguite in realtà si trattava di una trentina di scuole, e questo dai dati del comune comunque è risultato una pratica di tutti. L'unione non fa la forza, quindi più gruppi, più scuole si sono messi insieme, sia per prossimità, conoscenze, eccetera, e quindi su 87 proposte presentate sono coinvolte, questo non c'è scritto ma l'hanno presentato il 3 maggio, sono coinvolte 250 scuole, quindi vuol dire che una proposta contiene in media quasi 3 scuole. Secondo me questa è una cosa molto interessante, anche vista in prima persona, perché nei casi che abbiamo seguito, quindi in alcuni casi abbiamo proprio aiutato a scrivere tutta la proposta, a tirare fuori delle idee, però tendenzialmente ascoltando loro, perché non c'era il tempo in pochi mesi di fare tirare fuori la penna dell'urbanista e dire ah, so io quello che ci vuole qui. Ovviamente i genitori, le associazioni che ci hanno chiamato erano quelli che conoscevano il territorio, sapevano quali erano i punti più rischiosi, cosa desideravano, e quindi è bastato ascoltarli e mettere giù un testo, due disegni, eccetera. In altri casi magari erano già organizzati e serviva solo un contributo in più, magari in un caso abbiamo trovato uno sponsor, in un altro caso serviva dare una mano, compilare alcune schede, in altri solo dei consigli a dire vai avanti, non ti preoccupare che comunque la proposta va bene così com'è. Quindi veramente a vario titolo. E devo dire appunto che una delle cose più interessanti è il fatto che mettendo insieme più scuole sono nate anche delle idee di collegare quindi percorsi ciclabili, percorsi pedonali in protezione, che sia rispondevano alla necessità di arrivare a scuola, ma anche di collegare la scuola con il quartiere. E anche, diciamo, in una situazione di risorse scarse in cui ognuno è volontario, quindi ci si deve barcamenare, poi il fatto di tirare fuori una proposta unica è, devo dire che è stato un bellissimo percorso, è stato divertente. La tecnologia in questo ha aiutato, perché è vero, ci si è incontrati, ne ho incontrati almeno una volta di persona, però la maggior parte delle cose le abbiamo fatte chiamandoci con delle call o al telefono, via WhatsApp, o tutti i gruppi WhatsApp con i vari gruppi, e è stato fondamentale. Poi siamo stati aiutati anche in extremis da uno studio di architettura che ha fatto per esempio questi disegni a sinistra, perché appunto essendo tante le proposte poi si riusciva a fare tutto. L'altra cosa molto bella è che se poi ancora più sviluppata con Streets for Kids il 5 maggio, è che tutto questo lavoro, e poi l'ha riportato anche il comune, ha coinvolto 600 proponenti, e quindi anche poi in Streets for Kids, che è venuto quasi naturalmente poco dopo, il 5 maggio, l'altra cosa bella è che, no, sai che poi non era da sola, era contornata da tutte le associazioni come voi, Clean Cities, Massa Marmocchi e tutti gli altri, che con l'intento comune di chiedere con forza la realizzazione dei progetti. Anche questa è una cosa potente e molto bella, come singoli attivisti poi trovarsi in una rete di persone. Che... Sì, mi sembra che torni un po' quello che diceva anche prima Tommaso, no? Che l'attivazione funziona di più nel momento in cui si è in tante associazioni, in tante persone,
a formulare le stesse richieste, poi con focus ognuno magari più specifici, più settoriali, cioè chi si occupa maggiormente di mobilità strettamente intesa o di, come dire, magari è più legato al tema del ciclista, è più legato al tema della qualità dell'aria, è più legato a un tema piuttosto che una, al più verde in città, però c'è poi comunanza di intenti e nel momento in cui ci si mette tutti insieme o comunque si mettono a disposizione le proprie competenze, no? Il vigino che avete fatto con Massa Marmotti era uno strumento semplice ma estremamente utile perché metto in campo le mie competenze di, non so, essere più affine alla burocrazia e all'amministrazione e rendo però fruibile per la persona media il bando, probabilmente se non ci fosse stato quello magari ci sarebbero state meno proposte per le strade scolastiche, solo, non solo per la lettura ma anche proprio per il supporto, lo spronio, sì, proponiamo, facciamo, quindi questo mi sembra che sia una cosa che torna, no? Dell'attivarsi però tutti insieme. Milano, come tante altre città, ma secondo me Milano in particolare, ha una frammentazione associativa enorme, cioè pullula di associazioni, comitati, enti e realtà, che è una cosa bellissima perché vuol dire che ci sono tantissime persone che si preoccupano della propria città e non solo del proprio orticello, però questa frammentazione va un attimo invece, come dire, ricongiunta affinché le istanze non siano solo quelle di un'associazione, soprattutto quando poi l'obiettivo non è solo radunare le persone in piazza, perché ecco, prima mi sentivo un po' una scettica, no? Perché mi domandavo, sì la manifestazione, sì un sacco di gente, sì facciamo una foto bellissima, poi? Contato un po' di passaggio. Qual è? No, no, però qual è il passaggio successivo? Deve esserci un passaggio successivo, no? Devo avere una risposta e un ritorno. E se dopo la manifestazione si va a parlare in rappresentanti di 100 associazioni, 200 associazioni, ma anche solo 10 associazioni, ha più valore anche per l'amministrazione, immagino, piuttosto che se ci va a parlare Gloria o Tommaso o Francesco per rappresentare un'associazione. Quindi questo secondo me è quello che è uscito fuori, quello che sta avvenendo e quello che, su cui però bisogna spingere ancora, ancora di più. Cosa ha fatto Sai che puoi? Cosa si può fare? Vabbè, Sai che puoi è una campagna di mobilitazione per rendere Milano una città collaborativa. E è iniziato nel 2021 con la realizzazione di un patto per la città collaborativa nel periodo delle elezioni che è stata fatta firmare a 250 candidati alle elezioni, di cui un'ottantina forse che sono diventati consiglieri, e poi è stata firmata anche da persone singole, 1600 circa. Ecco, e dopodiché sono iniziate invece delle attività specifiche, quindi la richiesta di costituire, di iniziare il percorso del dibattito pubblico sullo stadio di San Siro, che poi è stata attivata a settembre del 2022. Secondo me, io non facevo ancora parte di Sai che puoi, però è un passo importantissimo. Andiamo avanti. Sullo stesso tema, anche sulla Biblioteca Europea della zona Porta Vittoria è stato chiesto il dibattito pubblico perché le soglie del progetto presentato nell'ambito del PNRR diciamo lo richiedevano, il comune poi ha chiesto una deroga e però prendendosi diciamo l'impegno di creare comunque un percorso partecipato e di ascolto, perché però stiamo ancora attendendo.
un'altra campagna iniziativa è stata invece quella di raccogliere le firme in esito alla selezione della nuova commissione paesaggio ottobre 2022, se non sbaglio, che ha visto la selezione di 10 uomini e una donna, nonostante regolamenti parlassero di parità di genere. Su questo, nonostante alcuni dialoghi, diciamo, ancora nulla si è messo, quindi la commissione è ancora formata da 10 uomini e una donna. PIDS, le piccole iniziative diffuse, è uno strumento interessantissimo e importante per chi, come associazioni, gruppi no profit, eccetera, o anche gruppi di cittadini, volesse organizzare un'iniziativa nello spazio pubblico fino alla precedente situazione. Era un mare di burocrazia, di richieste, di responsabilità, di bollettini, di firma di tecnici, eccetera, che rendeva impossibile poter realizzare un evento che non fosse fondamentalmente finalizzato alla, diciamo, iniziative commerciali o comunque grosse iniziative. Certo. E con questo strumento, che è in mano ai municipi, è molto più facile e agevole realizzare le iniziative. Poi ovviamente c'è Città delle Persone, per cui è stato con, come diceva Tommy prima, con tante associazioni e con tanti cittadini che hanno firmato, si è voluto trasmettere una lettera aperta a partire da quello che è stato l'evento, appunto, del come si chiama? Milano, in Duomo, che è stato agevolato da una tariffazione molto bassa e che quindi ha, diciamo, non ha pagato quello che avrebbe potuto e dovuto. Da quello si è richiesta all'amministrazione invece di lavorare seriamente sui temi su cui forse si era anche impegnata, quindi rendere Milano città delle persone, quindi vuol dire spazi per altre persone oltre che alle auto, ai ciclisti, ai pedoni, liberando le strade, i marciapiedi dalla sosta selvaggia, creando dei percorsi ciclabili seri, realizzando una città 30, realizzando le strade scolastiche e tutte le altre cose. Su cui stiamo lavorando insieme. Un successo per quanto riguarda il Milano Pizza Motor Show. Però vediamo quando comparirà la delibera del patrocinio. No. Ci crediamo davvero. Per chi non l'avesse già fatto, quindi direi di firmare e condividere soprattutto, perché direi che firmare è già stata firmata, ma condividere soprattutto Città delle Persone per arrivare al nuovo obiettivo, così da mandare nuova comunicazione a Giunta e Consiglio. Perché appunto comunque in questo tempo di lavoro con le persone che si sono attivate, che hanno e che danno il proprio tempo libero tendenzialmente a queste iniziative, comunque qualcosa si muove, comunque un dialogo c'è, comunque bisogna fare di più, però intanto ci sono stati tantissimi progetti proposti per le strade scolastiche, si spera, quello che è stato detto è che verranno realizzati tutti quanti, quindi ci aspettiamo che entro la fine del mandato Milano sarà una città più a misura di persone, soprattutto di persone piccole, e basta, direi. Grazie. Scusate, volevo fare una domanda a Tommaso e Marina, se possibile. Sì. Non so se, ciao, io sono Annalisa di Cittadini per l'Aria. Volevo sottolineare che
sento un particolare timbro nella comunicazione di Sai che puoi, cioè questo, questa frase Sai che puoi, no? Che da, che, con cui vi date un nome, in realtà l'avete portata dal nome ai fatti, cioè percepisco, e questo immediatamente da, anche dalla raccolta firme di città delle persone, cioè una tendenza che non so se è qualcosa che appartiene a voi come attivisti, al vostro orizzonte di senso, ai vostri valori, oppure avete degli esperti di comunicazione che in qualche modo vi guidano. E cioè quello che io percepisco è innanzitutto un vedere la capacità di incidere, cioè, cioè voi riuscite a trasmettere al cittadino più o meno attento la sensazione davvero che si può fare qualcosa. Ecco, come ci riuscite? Ma è un po' un'alchimia di cui vi chiedo quasi conto, cioè riuscite a usare parole che coinvolgono la mobilitazione, la collaborazione, il sostegno più che l'avere un nemico. Quindi lo trovo molto, ecco, sono molto ammirata di questo, lo trovo molto efficace, trovo che ci sia bisogno di un attivismo che fa vedere il bello dell'attivarsi e non solo il nemico da combattere. E quindi la domanda è, ma siete così voi come persone o avete anche un supporto che vi aiuta nella comunicazione? Perché anche quelle infografiche con i dati, no? Sulle città, sulle strade scolastiche, sulle auto per abitante, su la mancanza di parità di genere in relazione appunto alla commissione per il paesaggio, ecco, sono davvero di grande efficacia. Chi c'è dietro di voi? grazie. No, allora, una serie di pensieri, no, intanto non c'è nessuno dietro di noi siamo tutti volontari e volontarie, questa è una gran bella cosa, ma ovviamente è anche qualcosa che, diciamo, rende molto impegnativo in termini di tempo il portare avanti le campagne e le iniziative che facciamo. Al nostro interno, come attivisti e attiviste, c'è un grafico che è molto bravo nella restituzione dei dati, e che la notte alle tre, diciamo, usiamo per fare queste infografiche, ma dobbiamo usarlo col contagocce, se no ci lascia. E sulla comunicazione abbiamo al nostro interno, diciamo, una persona in particolare che se ne occupa, diciamo, per mestiere, ma non abbiamo una meta struttura che, come si dice, tesse le fila o coordina i burattini, ma è più una, diciamo, una restituzione naturale dell'approccio che abbiamo scelto. Comunque io sono d'accordo che l'importanza dell'immagine, di comunicare bene i dati, sia fondamentale ormai. E questo è anche quello... Non so, io ho lavorato tanto in una società che poi era una piattaforma web, e lì ho capito molto bene l'importanza dell'esperienza utente, della facilità di comprensione dei dati, la gerarchia delle informazioni, eccetera. Rispetto invece alla... diciamo a... la prima parte della tua pensiero, il nostro modello molto complesso di azione, forse che poi è complessissimo, perché tiene sempre insieme 14 dimensioni insieme, praticamente, 14 esagerato, però uno è cioè studiamo molto prima di fare campagne, ci mettiamo anche tanto ad avviarle, a farle partire, perché facciamo il confronto con l'estero, il confronto con altre città italiane, studiamo la situazione attuale, cerchiamo sempre di formulare delle richieste che siano fattibili, ok? Approfondite al punto giusto e fattibili. Con l'attenzione, me lo ricordavano, adesso non è più anche neanche connesso Stefano, però con l'attenzione però che il compito dell'attivismo non è quello di fornire le soluzioni al posto dell'amministrazione, no? Il compito dell'attivismo è fare emergere le istanze affinché l'amministrazione sviluppi delle soluzioni. Noi cerchiamo nelle richieste che facciamo di approfondire abbastanza. E un altro, diciamo, dimensione di tutto quello che facciamo è cercare sempre di coinvolgere chi all'interno delle istituzioni è sensibile a questi temi. Noi lavoriamo molto per creare, diciamo, alleanze dentro il Consiglio Comunale, quando possibile, come nel caso delle PIDS, con la Giunta. Alla fine il nostro scopo è far sì che queste cose succedano, non poter dire ah, non l'hanno fatto, o protestare, ok? Il terzo aspetto è quello di andare per gradi, cioè parti con la mail,
poi mandi la PEC, poi comunicato stampa e giornali, poi la manifestazione in piazza, poi cioè andare per gradi ma non fermarsi, ok? Cioè è importante quando parti in una campagna sapere qual è il livello massimo di pressione a cui sei disposto ad arrivare, ok? Sempre rimanendo nell'ambito dell'azione sì radicale ma naturalmente non violenta, ok? Però sapere che ci sono diversi, diciamo, gradi possibili, che se parti col primo devi essere disposto ad arrivare anche appunto alla PEC, all'istanza, al ricorso, poi su questo insomma cittadini per l'area siete maestre e maestri anche insomma di usare le azioni legali, però ecco, noi cerchiamo sempre di fare in modo poi di creare coinvolgimento attorno a quello che facciamo, cioè di non essere 40 persone che mandano una PEC, ma di essere 40 persone che ne coinvolgono 500 con altre 100 associazioni che mandano la mail, vanno in piazza in tanti e poi se serve mandano anche la PEC, però all'interno di un ecosistema multidimensionale collegato molto complesso. Vediamo quanto sostenibile è. Grazie. Basta. So che Matteo si può aggiungere qualcosa, ma anche lui è un attivista di Segue Poi. Lui è quello dietro la comunicazione. No, anch'io mi sono avvicinato, sai che poi a maggio dell'anno scorso, dopo averli visti attivi tramite il web, non il dark web, in maniera sempre pulita, trasparente e efficace, e ho trovato un grandissimo gruppo formato da grandi professionalità, di cui Milano è composta, e quindi è un bene che si riescano ad esprimere e far emergere delle istanze, tra virgolette, di categoria di utenti, ma l'importante è che ci sia un'istituzione capace di dialogare, di ascoltare e recepire ciò che viene suggerito, magari anche in maniera imbastendo delle strutture di azione e strategie. Vi faccio una domanda da giornalista. Proprio anche, secondo me è replicabile, al di là di una realtà, è vero quello che hai detto, cioè Milano è un acervo di professionalità, individualità, grandi competenze, eccetera, no? Però, e d'altra parte, voi siete attivi prevalentemente su Milano, mi pare, no? Giusto? Come modello di proprio di ingaggio, eccetera, eccetera, è replicabile oppure le condizioni sono appunto quelle che dicevi, cioè la presenza della città di tante personalità e quindi la possibilità di coinvolgerla, eccetera, eccetera. E, ovvero, voi sareste disponibili a replicare la vostra esperienza in altre città una volta che magari c'è una rete di associazioni che vi chiede di collaborare, cioè un po' la nostra, scusa, per farci capire, noi nasciamo veramente cittadini dell'area come un network, non nasciamo come l'associazione strutturata ma come il network, cioè la città di Piacenza ha un gruppo di cittadini, faccio un esempio a caso ma non è neanche poi troppo, ha una l'esigenza di mobilitarsi sul tema della qualità dell'aria, noi gli diamo le competenze e gli spieghiamo forse anche come fare per ottenere risultati. Voi avete queste ambizioni oppure per adesso è comunque già eccellente, cioè veramente eccezionale il lavoro che state facendo? Sicuramente non è un obiettivo nostro, cioè è qualcosa che può essere un metodo condivisibile, okay. Un open source, possiamo, secondo me, come attitudine, non certo un qualcosa che noi vogliamo imporre. Sicuramente Milano, composto da molte persone, da molte professionalità, credo che però Milano non sia un unicum, cioè in qualsiasi, anche Roma, Roma, anche qualsiasi altro capoluogo dove ci sono delle sensibilità, delle persone che hanno tra virgolette a cuore lo spazio e l'ambiente in cui vivono, e credo che mediamente in Italia ci siano delle persone con queste sensibilità,
sicuramente l'espediente di sai che poi è stato un'ottima alchimia, mi viene da dire, è un'ottima alchimia che in maniera molto fluida, perché il modello sono inventati, ma esistono in realtà simili soprattutto negli Stati Uniti e si chiamano Advocacy Coalition. Tendenzialmente però nascono attorno a temi più specifici, cioè potrebbero nascere attorno ai temi città delle persone. Okay? Noi invece nasciamo su un tema che è molto ampio, cioè la città collaborativa, la città partecipativa, ok? E lo conosciamo per quello perché è molto, diciamo, legato al gruppo di persone che ha fatto partire questa cosa. E quindi abbiamo uno scopo molto ampio, quindi se è replicabile con uno scopo così ampio, dipende molto dalle persone che vogliono adottare questo modello. Ma se invece il modello di, appunto, cioè delle persone, aggregare centinaia di realtà esistenti per fare campagne su specifici temi dentro una piattaforma valoriale condivisa, è replicabile. Io non voglio fare da altre parti. di avere un capitale di fiducia da spendere anche. Adesso noi come cittadini dell'area poco alla volta abbiamo costruito un network, no? Su temi come quello, per esempio, dei porti, quello è un tema, guardate, veramente fondamentale, no? La navigazione, l'inquinamento del trasporto marittimo, forse neanche molti sanno esattamente quanto è importante, pochissimi lo sanno, ma noi abbiamo come cittadini, grazie a questa... siamo, grazie al fatto che si è costituito un network tra città portuali, paradossalmente partendo da Milano, poi però siamo riusciti a ottenere risultati veramente importanti sul piano proprio della regolamentazione mondiale, cioè mediterraneo, internazionale. Caspita, io penso che però il vostro sia un modello estremamente interessante. Cioè, è poco scalabile. La cosa interessante per me, anche uno dei motivi per cui ho iniziato a partecipare, è che per il mio lavoro, ad esempio, ho a che fare tutti i giorni con l'amministrazione di Milano, e sì, quando hai a che fare tutti i giorni, sai che hai a che fare con delle persone, e quel muro che uno vede da cittadino in realtà è molto più classico di quello che fuori. E allora uno si accorge che sia, ma se si conosce minimamente come funziona, poi è possibile proporre delle cose o comunque lavorarci. E secondo me questo però necessita di essere radicati in una città, perché ogni posto funziona in modo diverso. Nel senso è... Sì, è più magari, come dire, condividere gli per poter umane, la richiesta lo voglio replicare io, non è organizzare io la strada, è solo quello che posso dirti con noi quali sono secondo noi i punti importanti, dopodiché ve la immagino che questo si intende secondo è replicabile il modello, nel senso che